vecchi travali, siamo i Gradas e siamo tornati qui con un nuovo video. Benvenuti tornati sul nostro canale e oggi siamo con un ospite specialone. Ah, Mara Riniere, grandissimi. E lui è chef, anche detto master chef. Cioè, perché faccio certi piattini. Esatto. Mamma mia. Déjà vu. Non è vero niente, comunque. E oggi siamo qui con la seconda parte di un video, se ci vedete un po' così, perché abbiamo appena finito il video. Anche così, ma pure così, Abbiamo appena finito il video sul canale suo, dove lui ci faceva delle domande sulle teen idol, quindi so, One Direction, Justin Bieber. Noi Summer. Ovviamente non sappiamo molto. Ogni volta che sbagliamo una domanda ci mangiamo questo peperoncino. Quello con palletta. Guarda che sto a fare, che sto qua. Che tra l'altro, ecco, mi sta scendendo altro po' ancora, aspetta. No, raga, ve lo giuro, è l'inferno sceso in terra. È più piccante di quelli freschi, perché quello secco trattiene più la capsaicinata. Allora, momento super quark, vai, prego. Dovete sapere che c'è la capsicina negli algoritmi. Negli algoritmi. Negli algoritmi del peperoncino, capito? Io e Matteo siamo convinti che sia allucinoso. Sì, è solo che per me sei strafatto di peperoncini, perché non è possibile. Non ho detto una cosa che avesse senso. No, chiudiamo la sfera di quark. Perché anche il quark. Comunque, niente. Bellissimo, ma il mio poi. Oh. Stavolta saremo noi a fare le domande a lui, però sul nostro mondo. Sì. Ovvero quello di Patti. Sto per dire io! Quello dei videogiochi. Ah, di cui non so niente, però esatto. Posso assicurare, proprio nulla. In particolare faremo molte domande su FIFA, perché calcio e videogiochi lui proprio zero, quindi io, uniamo le due cose e morirà. Io che so più cose su... Che sul mondo dei mimi. E comunque niente, andiamo subito a cominciare. Bando alle ciancia. Bando alle banderas. Vai, bandera. Prima domanda, vai. Lui quando si incazza che fa? Veda uno sceffone. Ok. Mamma mia, no, vabbè, no. Io ti ho detto che sei drogato. Sei drogato. Mamma mia. Allora. Vabbè, ma guarda che ciao, non ti preoccupare. Tanto c'ho. A metro chiude alle? Ma io c'ho un orologio nuovo. A posto. Io non vedo l'ora, raga. O Demar piché, ma che piché picanto. Ok. Ma che piché piccanto. Raga, lui ancora non ha mangiato niente, no, quella cosa. No, ne ho mangiato una all'inizio del video. Sì, mezz'ora fa. Allora, quanti GTA hanno fatto? Quattro possibilità. Ok, ovviamente. Vai. 5. Tre. Nove. O 7. E posso aggiungere D. 79. Sono sicuro che è l'ultima, è quella giusta. No, sì. Allora, so che so un botto. Perché so che so un botto. 7 e 5 sono un botto. Però 9 sono un botto. 9 sono un botto. Tanti più botti, che altro perché ci stanno. Vedo lì dal suggerimento che ci stanno. No, sto vedendo quanti numeri di PlayStation esistono. Fino alla 4. Sì. Quindi 4 PlayStation, che non li fai almeno 2 GTA. Ah, ok. No, penso che sta a vedere la copertina, capito? Oppure 3. Però 3 per 4 sono 79. Io non mai 3. Vi ricordo che non c'è sta l'8 tra i possibili. Ah no, aspetta! Aspetta. Colpo di genio. Vai. GTA 5. Quindi sono 5. No. Sono 7. No! Sì, perché certi non si sono chiamati. Vai, sì, e San Andreas. It's been a long day without you, my friend. And I tell you all about it. Non scappa. È qua. Gusto? Cioè, sei tu il master chef, devi descrivere. Sì. Gusto, piccante. Certo. Ci può stare. Di a tua madre che si deve cucinare stasera. Ne mette questi. Gli do io due fiamme di bocca. Ah, ma della là. Ma mi viene arrabbiata proprio. No, raga, non hai capito. Io il piccante non lo tollero proprio. Vabbè, abbiamo sofferto noi, soffriamo le idee. Capito, ma. Però sei infame. Ho sentito un rotto io. Ho capito, ma se sono 7 GTA o chiami GTA 7. Che vuol dire che fai 5 GTA, con altri due non li conti. Ma che vuol dire? No, è giusto. Sto vedendo la mia infanzia, capito? Io che gioco a pallone in chiesetta. Il primo bacio. Raga, non torna! Non andare, se non c'è Bianca Gianni, non c'è andare! Non lo fare Gianni, cazzo, sei mio fratello, Gianni! Sta bene Pietro. No, Pietro, Gianni, ma è cancella!
Chiudilo. Gianni deve vivere, Pietro. Vai, andiamo con la domanda su FIFA. Ah, puoi ripassare il peperoncino, per favore. Che... Sta qua, è già pronto. Dai, questo è semplice. Chi ci sta quest'anno in copertina su FIFA? C'è sta uno che gioca in una squadra italiana. Ti do quattro opzioni. Ci sta uno che gioca in una squadra italiana. Sì. Perché per l'Italia c'è sta vicino a Messi. Io sto già per dire a Cristiano Ronaldo. Messi e Cristiano Ronaldo. Messi, Cristiano Ronaldo sta in quella spagnola. Ok. Allora, portoghese comunque. Anche. Sì, però il campione è quello spagnolo. Ah, ok. In realtà ha fatto figura e merda, raga. Io so che è portoghese. Magna, basta. Allora, quattro opzioni. Totti, Pirlo, Maldini. No, Maldini no. O Icardi. No, non può essere Icardi. No, non ci credo che hanno messo Icardi sulla copertina. Beh, infatti vi ho messo Totti, Maldini e Pirlo, che sono tre comunque campioni. Infatti, Icardi è un po' meno. Secondo me è uno dei campioni. Pirlo. Sì, che non manco gioca più in Serie A. È andato a fanculo. Ah, questa è una cosa nuova comunque. Sì, è ultimo. Vai. Rimagna. Bocca al lupo. Questa fa la pancia del video di prima, calcola. Troppo. Comunque manco io ci potevo credere che hanno messo i cardi. Esatto. I cardi. E so dell'Inter, quindi. Pietro, chiudi quel cancello! Pietro, aspetti! È molto più vicino adesso. Adesso è sempre più vicino al cancello. Pietro, vattene, Pietro! Ho dei figli, ha una moglie, Pietro! Pietro! I cardi! Sono in copertina! Ma com'è possibile? Ma per quale motivo gli è venuto in mente mentre dice cardi? Questo è facile, fa parte anche del tuo mondo in realtà. Ok. Voglio essere buono, del tuo mondo unito ai videogiochi. Okay. Come si chiama l'ultimo Guitar Hero? Live, Guitar Hero Live. Bravo. Posso aspettare 5 ancora, Affami che fate, non date il 5, sono bravissimo. Sono 5-10. Sono bravissimo. Come si chiama l'ultimo Call of Duty uscito? Non quello che ancora deve uscire, che esce fra due settimane, che è Black Ops 3, ma 3. Quello che è uscito l'anno scorso, cioè più o meno un anno Black fa. Ops 2. No. Aspetta, faccio da 4. Ah, scusa. Sembra che Black Ops 3. Una bella risposta. Call of Duty Ghost, Call of Duty Advanced Warfare, Call of Duty Modern Warfare o Call of Duty World at War? Sta più per culo. No, ci sta fra questi. Ma super cazzola. World at War no, perché sarà strano, ma ci ho giocato. Grande. A World at War. Onesto. Anche detto Call of Duty 5. 5. No, non mi ricca sta cosa, che poi non va pace. Va bene. Quindi uno l'abbiamo tolto. Ghost, che vuol dire? I fantasmi. Che vuol dire? Con di però guarda che sono tutti, tutti esistiti, cioè sono realmente esistiti. C'è davvero? C'erano i fantasmi con... No, però c'era il protagonista che si chiamava... Pensa che palle, gli spari il fantasma da fuori! Tutto il gioco così! È tipo giocare, capito, a soft air, capito, che tu fai e ti ho colpito e quello fa, non è vero! Il giorno dopo l'uscita le code per restituire il gioco, non muore nessuno. Raga, ma come funziona? Sta di Ghostbusters. Poi se dico, le altre due sono Modern Warfare e Advanced Warfare. Modern Warfare. Sbagliato. Advanced Warfare. Ah, raga, si è massacrato, va, è morto. Io sto giocando a pesca al peperoncino piccante, porco il 2. 2? No. Uno basta e alza. Ah! Buono, Non è una pubblicità! Fast click! Compra diavoletti! Porco, extra porco! Il momento più tragico è quando mandi giù, no? E arriva tutta l'armata del fuoco dell'inferno, no? Sale poco, capito? Tu provi a affogare. Io di quel cancello, Pietro! Ho dei figli, Pietro! Dai, anche canta... un nero come me dovrebbe avere dei diritti, Pietro! Cantaci quella canzone dei funerali. Tipo... No, se sei un soldato ti cantano l'inno americano. Vai, cantalo. I'll say, can you see? No, di qua. Minchia. We don't want, lascia perdere. Oh, say the phone's getting big, it's gonna bomb it, don't buy.
Ha detto chiaramente facciamo un Vine. Voi pensate in altro. Sì, sì. The one for us to win, we're to start. She wanna go to the left and you wanna turn right. Wanna argue all day, make you love all night. She hopped and you down in between. Oh, I really wanna know. What do you mean? Perché però, voi mentre pensavate, no? C'è stato un intrattenimento. Esatto. Video. L'ultima domanda è diciamo che è quella più difficile, se nessuno ci ha mai giocato. Ed è: di che colore sono le armi esotiche su Destiny? Io che davvero? Che domanda è? Ma sembra un questo per è culo. È proprio da proteina. Di che colore sono gli alberi del. Dovremmo chiamare Gabbo per farci dire. Gabbo di Square. O Johnny Creek. Johnny Creek. Che salutiamo tantissimo, vogliamo bene. Iscriviti anche loro. Ai loro canali. Allora, le armi esotiche. Mm-hmm. Ora porterò avanti un ragionamento. Sì. Voglio proprio sentire, guarda. Allora, curioso. Sì, sono sicuro che sbaglio, però almeno. Ok. Allora, no? Tu adesso pensa alla scala cromatica, no? Esatto. Star blu, che non è esotico. Se io ti dico, oh, regà, dov'è il nome Caraibi? Tu mica devi essere blu. No. Non è vero, sì. Potresti anche darlo. Adesso io sono nero. Però le armi esotiche, le armi esotiche saranno tipo un colore, tipo il color papaya, capito? Ma è una papaya. Ah, papayera. Oh, sai che ti dico? Color mignon, gialle. No, non l'ha detto. Gialle, gialle a buffo. A buffo. Ma che cazzo di cura c'hai avuto? Sto gialle. Gialle è il mio nuovo colore preferito, il giallo. Niente, salutiamo ecco. Definitivamente Pietro. Che ciao è Gialle. Pietro, grazie, io ti amo Pietro. Sei un fratello. E vabbè, porca troia, raga. Cioè, è andata a prendere quella più difficile, l'ha indovinata così, sì. A buffo. Neanche ma senza le opzioni. Ma più che altro, color mignon. Color mignon. Era necessario dire una cosa a caso. Anche questo video è finito e se vi è piaciuto passate anche a vedere l'altra parte, sì, dove ci siamo noi a mangiare i esatto bambini. E li ho ammazzati, quindi trovate il link ovviamente qui sotto, andate sul mio canale e ciao, se non mi scrivete tanto è ancora pieno di peperoncini, però guardate perché lui merita veramente, fa cover e sono veramente molto figo, quindi andate a sentire le cover così. Fa di tutto e di più così, guardate. Non è cascata. È cascata per 3 volte sta botta. Perché no. È bello che il video suo è cascato male. 3 volte. Ragazzi, vi invito io a mettere tantissimi like, a commentare come più vi piace questo video. Se pensate che io sia il nuovo vincitore di MasterChef, avete ragione. Esatto. E se volete vedere un altro video con lui, arriviamo a 10.000 like. 10.000! Ah, si è spenta la luce. Eccola. Arriviamo a 10.000 like a questo video. Vi invito davvero a lasciarne tantissimi. Vi ringraziamo per tutto il supporto, l'affetto che ci date sempre. E grazie, Pietro. Sempre con noi. Fratello. Ciao, Jolly! Jolly se n'è andato invece!